Carmen, ci sei? Sono, ma ecco qua, perfetto. Ah, perfetto. Buonasera a tutti, sono le 14:38, iniziamo la seduta, procedo con l'appello, ci occorre la giustifica, la chiedo. Cristicchia Alessandra. Presente senza giustifica, sono in ferie oggi, Carmen, grazie. Crescenzi Marco Maria. Cucunato Presente. Piero. Presente senza giustifica. Ok, De Iuvis Massimiliano. Presente con giustifica. Riccardo Raffaele. Presente. Nizzini Gaetano. Presente. Vettini Alessandro. Maesano Vincenzo. Santilli Roberto. Presente. Il vicepresidente in capigruppo mi ha avvisato che farà tardi, comunque vabbè, noi iniziamo lo stesso. Esatto, sì, Alessandra, scusami, siccome vedo che ci sono già gli ospiti, Sì. vedo il dottor Consoli, volevo fare un attimo anche una sorta di appello per gli ospiti in modo che li segno. Quindi abbiamo per la regione. Il direttore ad interim del Dipartimento Rifiuti della Regione Lazio, il dottor Consoli. In realtà non sono del Dipartimento Rifiuti, sono il direttore della, senza interim, ufficiale della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. Sì, questo lo sapevamo. E no, non sono direttore ad interim della Direzione Rifiuti, è la dottoressa, l'ingegner D'Ercole che è direttore ad interim della Direzione Rifiuti. Ah, io pensavo che fosse lei, dottor Consoli, non so perché. Vabbè, allora mi era Però. sembrato così, leggendo anche sul sito della regione, perché insomma all'inizio poi uno si fa sempre. È un momento complicato, ci siamo dovuti riorganizzare, quindi è chiaro che ci sono un po' di, forse qualche cosa ancora poco chiara. Comunque, no, come le ho detto, diciamo abbiamo avuto un po' di riorganizzazione, quindi da un paio di mesi sono state passate nella mia direzione tutte le valutazioni ambientali, comprese quelle che riguardano i rifiuti. Però Ah, le ok, valutazioni, non mi occupo del piano dei rifiuti, della programmazione sui rifiuti, di tutte quelle robe lì. perfetto. Vabbè, non interessava il via, quindi è Sì, la in via la questo caso sono valutazione. io il direttore competente. Perfetto, allora non abbiamo sbagliato, grazie. E Alessandra, se vuoi procedere con il primo punto, caricato c'è il verbale dell'11 maggio. No, Carmen, lo passiamo come secondo punto all'ordine del giorno, intanto per non fare aspettare gli ospiti e poi perché insomma il consigliere Crescenzi, ecco, che voleva intervenire subito, quindi il verbale lo rimandiamo alla fine della seduta della commissione, grazie. Va bene. Allora, non ci sono altri ospiti in attesa, ci siete tutti e quindi io darei la parola al consigliere Crescenzi. Prima però vorrei leggervi l'email che ho mandato al comune. Mi ha risposto la dottoressa Bianca Maria De Rosa. Buongiorno, l'ordine del giorno formalmente trasmesso. Mi sembra che te l'ha inviata Carmen da Sì, me. e io ho caricato i documenti che sono arrivati. Sì, Sono a parte caricati la dei file. DD del Sì. 2011 che abbiamo tutti quanti. C'è anche il verbale della conferenza dei servizi. Perfetto. Ok. E, riguarda il procedimento via di ampliamento, compreso il verbale della conferenza dei servizi regionale alla quale, non afferendo alle competenze del nostro servizio, ma a quello via non abbiamo partecipato. Con un esteso contesto della commissione odierna si evidenzia che con determinazione del 2 marzo del 2020 della Regione Lazio, le competenze sul rinnovo ex articolo 208 dell'autorizzazione capitolina del 2011 sono trasferite a detto ente. Pertanto, a partire dal 2 marzo 2020 non abbiamo alcuna competenza né amministrativa né di controllo sul sito di discarica. Questo è quello che ci risponde il Comune di Roma. Quindi io darei la parola al nostro consigliere Marco Maria Crescenzi che ha seguito da vicino e da sempre la questione in modo da poter avere delle risposte su questa la questione delle discariche in generale nel nostro territorio, ma soprattutto a questa la richiesta di ampliamento della COTAC. Prego, consigliere Crescenzi. Scusate un Alessandra, attimo, scusami c'è solo il Domenico Foffo del una cosa. Sì, CD. l'ho messo. Ok. Oh, Alessandra, perfetto. scusa un attimo, volevo comunicare che la polizia locale non interverrà in commissione. Sì, lo so, ce l'ha detto già il nostro presidente. Grazie, Carmen.
ce l'aveva anticipato lui. Ok, posso, presidente? E chi è? Crescenzi. Sì, sì, prego, come no, le ho dato la parola, grazie. Grazie. Allora, innanzitutto mi premeva come primissima cosa salutare e ringraziare il presidente del Circolo Lega Ambiente per il lavoro che hanno svolto rispetto a questa, alla tematica che stiamo trattando oggi, in particolar modo per un motivo, perché insomma il senso civico dimostrato ha in effetti esposto direttamente il circolo stesso nella persona evidente del presidente del circolo, al quale va tutta la mia solidarietà. Insomma, mi sento di poter tranquillamente parlare a nome di tutto il gruppo, ma di tutta la commissione, per estendere questa solidarietà e per poter dire che insomma, per qualunque cosa, le istituzioni, almeno l'istituzione municipale, cioè, ci siamo qui. Detto questo, grazie. Grazie a voi. Detto questo, io ringrazio il direttore Consoli per essere intervenuto. Noi ci siamo conosciuti in più occasioni, abbiamo già avuto modo di collaborare anche in maniera proficua quando è stato ad esempio per l'ampliamento della riserva del Laurentino acqua acetosa. E spero insomma collaborare in maniera proficua anche oggi per quanto riguarda questo argomento. Ora, la mail che ci leggeva poc'anzi la Presidente è in parte già una risposta a una domanda che avevamo tutti quanti posto già nella scorsa commissione, durante la quale avevamo trattato questa problematica anche insieme alla Polizia Locale, e sostanzialmente in questo caso appunto chiedo al direttore se come afferma anche il Comune, la competenza è completamente passata alla Regione Lazio, ed eventualmente se questa competenza insomma adesso afferisce proprio al suo ruolo, insomma, direttore. Sì, intervengo subito oppure vuole prima completare? No, guardi, su questo le chiedo se può, chiedo anche alla Presidente se può rispondere subito il direttore, perché ne va del mio ragionamento poi. Certo. Confermo che la competenza, le competenze sono della Regione Lazio e afferiscono alla mia direzione. Ho detto però non a caso le competenze, perché ho l'impressione, avendo poi vi racconterò quando arriva il momento di raccontarvi un pochino meglio alcune questioni, però ho l'impressione che su questa su questo territorio, su questo pezzettino del territorio del nuovo municipio, su questa scarica di inerti ci sia un po' di confusione, perché ci sono nelle email che ho sentito. Scusi, direttore, la interrompo perché io non sento nulla, cioè c'è qualche rumore di fondo che non sì, mi fa purtroppo c'è qualche microfono aperto, sì. Non so dirle io. Se cortesemente usate. Non so. Mi scusi se l'ho interrotta, prego. Sì, okay. Però, allora le stavo dicendo a tutti che confermo che le competenze sono della Regione Lazio e che le competenze afferiscono alla mia direzione. Ho detto le competenze al plurale perché, come ho notato in questo periodo, che si fa un po' di confusione su questa cava e su questi procedimenti, perché in realtà ci sono due diversi procedimenti, tutti e due afferiscono alla mia direzione, poi vi racconterò un po' meglio lo stato delle cose, ma insomma sono due differenti. Uno è ciò a cui si riferiva la email che abbiamo sentito leggere prima, cioè il rinnovo di un'autorizzazione. Sensi del 208, di queste cose mi occupo io. C'è effettivamente una pratica che ho trovato, che ho visto nei giorni scorsi, in corso di rinnovo di autorizzazione. La seconda competenza invece riguarda la valutazione di impatto ambientale, in particolar modo, per come si usa adesso, l'articolo 27 bis del 152 del testo unico sull'ambiente, cioè il PAUR, l'autorizzazione unica integrata che ricomprende la valutazione di impatto ambientale. In questo caso c'è una pratica che afferisce alla mia direzione che riguarda l'ampliamento della discarica. Sono due diversi procedimenti, però in tutti e due i casi però sono a carico della direzione che dirigo e quindi della Regione Lazio. Perfetto. Allora io mi riferisco
a questo punto sia alla questione dell'ampliamento della discarica, ma in funzione di delle informazioni che abbiamo acquisito, come ho detto anticipandolo prima, grazie alle numerose segnalazioni, video pubblicati in particolare dal Circolo Lega Ambiente presente nel nostro territorio. Io non voglio sbagliare il nome, mi pare sia dell'Agro Romano Meridionale. Questo per dire, noi abbiamo avuto modo di leggere due verbali, uno del 3 maggio 2021 e uno che voi come regione dovreste avere agli atti, fra l'altro, della conferenza di servizi. Esatto, verbale di sopralluogo per rinnovo conferenza di servizi del 3 maggio 2021 e uno di 22 pagine circa che è stato scritto dalla polizia locale con la presenza anche dell'ARPA Lazio il 29 di aprile scorso, dove emergono una serie di irregolarità quando non sono illeciti amministrativi, e dal quale verbale si evince che sostanzialmente è stata per via di queste situazioni riscontrate in questo verbale si è proceduto anche non solo quindi all'elevazione di sanzioni amministrative, ma anche al deferimento all'autorità giudiziaria, oltre a delle prescrizioni che mi pare il termine corretto sia deflattive nei confronti della Cortac stessa. Ora, queste misure sono state... Come? Ok. No, dicevo, queste misure che sono state prese, queste prescrizioni, anche urgenti, una in particolare voluta dall'ARPA Lazio ed altre direttamente dalla Polizia Locale, hanno dei termini per l'ottemperanza di 60 giorni e di 90 giorni a seconda delle fattispecie. Sono delle, oltre a questo, aggiungo, ci sono anche una serie di riscontri rispetto a quelle che sono state le prescrizioni iniziali dettate dalla determinazione dirigenziale 307-2011, che è, diciamo, la determinazione che autorizzava l'esercizio di questo impianto, insomma, di questa discarica di inerti. Tra le varie cose che personalmente mi hanno fatto anche un po' sorpassare, ad esempio, c'è il fatto che per mitigare le polveri dovute ai movimenti dell'impianto, si è proceduto attraverso, diciamo, una sorta di accordo, comunque con l'impiego di autobotti provenienti dalla Seipa, che è un'altra società, insomma, che è un altro tipo di impianto di gestione e trattamento rifiuti, anche questo sempre ricadente nel nostro territorio, però è un'autocisterna di percolato che viene utilizzato per e quindi sparso per impedire le polveri, sostanzialmente. Questo a fronte di un impianto di irrigazione, diciamo così, che è senz'altro sovradimensionato di uno sprinkler, sostanzialmente, rispetto all'acqua, alle prescrizioni iniziali, ma che comunque sono insufficienti, e lo dimostrano sia i fatti dai vari video che sono stati fatti appunto dai cittadini e dalle associazioni, ma sia dalle dichiarazioni della polizia locale che dalle dichiarazioni stesse del comune di Roma, che quando ha fatto il verbale che citavo prima di maggio, effettivamente tra le varie prescrizioni dice: beh, oltre a questo occorre però predisporre una barriera arborea, sostanzialmente, per tutto il perimetro della discarica, laddove fra l'altro il direttore tecnico, rispetto a questa osservazione che viene fatta
e contestata sia dalla polizia locale che dal comune di Roma stesso, e risponde dicendo: ma all'epoca dell'autorizzazione il codice non prevedeva il quando, cioè imponeva l'obbligo di questa perimetrazione ma non imponeva il quando, mentre oggi, e questo l'ho potuto confutare perché sono andato a controllare i vari aggiornamenti normativi, effettivamente è come dice il oggi c'è tra le varie prescrizioni bisogna indicare anche il quando, mentre prima non era così. Ad ogni modo si è richiesto di effettuare quanto oggi prevede la normativa. In più c'è la questione dell'impermeabilizzazione dei come si chiamano, dei viali interni, che sono i più critici, fra l'altro, stando sempre a quanto ho avuto modo di leggere nei verbali, per in qualche modo ancor più mitigare le polveri che si sollevano. Io non so adesso se addirittura ha mai avuto modo di vedere, sono caricati anche su YouTube i video di cui sto parlando, ma si tratta proprio di nubi di polvere che vengono sparsi per tutti i quartieri limitrofi. Sono stato redarguito l'ultima volta dal comitato di quartiere Fonte Laurentina perché non li avevo inclusi, ma è ovvio, sono di rimpetto, quindi ci mancherebbe altro, ma non solo quel quartiere è coinvolto, c'è anche Castel di Leva, c'è Vallerano, sono diversi. Ora, sulla base di questo, quindi io ho la certezza comprovata che questa discarica ad oggi sta operando senza rispettare una enormità di prescrizioni come elencate nel verbale della polizia locale, e so per certo che continuerà a farlo perché non è stata interrotta l'attività della discarica. Quindi io ho la consapevolezza che ho una discarica che sta operando male, con evidente fra l'altro nocumento per la salute pubblica. Ha torto, ha ragione, è stata fatta male all'inizio l'autorizzazione, ha ragione il direttore tecnico della società. A me questo importa fino a un certo punto. A me adesso importa della salubrità dell'area e quindi della salute dei cittadini. Pertanto, siccome nel verbale del Comune di Roma, quello di maggio, a cui mi riferisco, propedeutico alla conferenza dei servizi, eccetera, eccetera, risulta anche un'altra questione, cioè che la discarica 4A presente sull'Ardeatina, viene dichiarato in questo verbale, è nelle medesime condizioni della Cortac. Quindi io praticamente con un verbale ho preso i due proverbiali piccioni con una fava. Quindi so che ci sono almeno due discariche nel mio territorio di inerti che operano in questo modo. Quindi in maniera irregolare. Voglio dire, è possibile in ragione di questo sospendere l'attività almeno della Cortac, dove è intervenuta la polizia locale, e chiedere immediatamente alle forze dell'ordine e all'ARPA Lazio di fare altrettanto per quanto riguarda in prima battuta la 4A, visto che c'è il verbale dove viene scritto che sono nella medesima situazione della Cortac. E poi fare una verifica su tutte le altre, perché cioè, io nel territorio del nono municipio ho una ridondanza di discariche di inerti che comunque hanno avuto nel tempo ampliamento dei codici R. Ho la Lazio Maceri a Vallerano, cioè è un nucleo importante, c'è una concentrazione davvero importante nel municipio, secondo me è un dato oggettivo. E guardando le tabelle, fra l'altro, con i prospetti economici e di rientro della Cortac in particolare, quelli presentati in questa ultima conferenza di servizi dove richiedono l'ampliamento, facendo un rapido calcolo, in 10 anni di autorizzazione ulteriore all'esercizio necessari per arrivare al riempimento totale della discarica, dichiarano un utile di 0,25 centesimi, o meglio 0,25 euro a tonnellata, ok?
che per 10 anni, o meglio che in 10 anni, per il tonnellaggio residuo fatto con le dovute proporzioni volume massa a disposizione, c'è un parametro che viene indicato sia dal proponente che soprattutto dalla polizia locale, attenendomi a quel parametro parliamo di circa 184.000 euro di utile per questa discarica. Perché voglio fare questo ragionamento? Perché dal mio punto di vista è utile nella misura in cui io prendo contezza del fatto che questa discarica, questa società, ha una prospettiva di, in 10 anni, di 184.000 euro e quindi verosimilmente tutte le mancanze accertate dal verbale della polizia locale e dall'ARPA probabilmente sono dovute ad un eccessivo risparmio da parte della società in relazione al fatto che l'utile prospettato è piuttosto basso, detto molto chiaramente. Sono pochi soldi per tutto il tipo di... E immagino io, per rispettare tutte le prescrizioni normative dettagliate anche nel verbale della polizia locale, probabilmente quest'utile verrebbe in gran parte assorbito da questo tipo di attività. E quindi questo è anche un mio sospetto personale, che quindi tengo per me, però insomma volevo utilizzarlo all'interno di questo ragionamento. Oh, ultimissima cosa, poi mi taccio. La Cortac chiede un'autorizzazione per ulteriori 10 anni. La società dalla quale hanno affittato quel terreno dove opera quella discarica ha stipulato con la Cortac un contratto non rinnovabile, tacitamente, per 6 anni. Quindi anche questo, a livello della, all'interno della conferenza di servizi, almeno dovrebbe rilevare in maniera preponderante, dovrebbe rilevare. Cioè io ho una società che mi chiede altri 10 anni di esercizio a fronte però di una titolarità a questo punto del terreno dove opera la società per 10 anni, di 6 anni. Quindi piuttosto inusuale, ecco, come quantomeno come richiesta. Dopodiché niente, io ho concluso, però a me preme di capire fondamentalmente, a fronte di tutto questo ragionamento che ho fatto, se ci sono o meno gli estremi, e se no perché, per la sospensione dell'esercizio di questa attività, alla luce del fatto che io ho la certezza che ieri, come oggi, come domani, continueranno ad operare in un contesto di irregolarità ampiamente descritta in 22 pagine, non meno, di verbale. Grazie, ho terminato. Grazie, consigliere Crescenzi. Allora, io penso insomma che possiamo dare la parola al dottor Consoli per esaudire una serie di domande che sì, sono state fatte. Allora, innanzitutto vi ringrazio. Prima ho parlato di un po' di confusione che ho visto in giro qua e là tra due diversi procedimenti autorizzativi. Qui è stata introdotta una terza questione ancora, che non dico che non c'entri nulla con i procedimenti amministrativi, perché ovviamente si tratta di argomenti contigui che riguardano la stessa area, la stessa società. Però è un argomento distinto. Allora, per quanto mi riguarda, io e la Regione Lazio, come abbiamo chiarito prima, ci occupiamo di procedimenti autorizzativi. Chi si occupa invece del controllo? È stato già detto, ARPA Lazio si occupa dei controlli e insieme ad ARPA Lazio si possono occupare dei controlli tutte le altre forze di polizia. Quindi qualora ci siano delle regolarità, e mi sembra che questo veniva sostenuto, se ARPA Lazio ha fatto un sopralluogo e ha riscontrato delle irregolarità, loro sanno a chi rivolgersi, cosa fare, se si rivolgono alla magistratura, se c'è da prendere provvedimenti saranno presi. Ma saranno presi indipendentemente dal mio lavoro, non sono io che mi occupo di tutto questo. Io mi occupo, come ho già detto, degli aspetti che riguardano le diverse autorizzazioni.
In questo caso, quella a cui si riferisce il verbale del, non quello in cui è andata dal palazzo, ma quello del 3 maggio, quello, perché quello ho visto, lo dico per questo motivo, è un verbale che si occupa anche di, del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio. Questo verbale si occupa del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, tanto è vero che io ho fatto intervenire uno dei miei collaboratori, il geologo Massimo Toccacelli, che si occupa di AIA, di 208, quindi di una serie di tipi di autorizzazioni, non quelle che riguardano la valutazione impatto ambientale. Lui è intervenuto, ha fatto le sue valutazioni che stanno scritte in le sue osservazioni che stanno scritte in quel verbale e che evidentemente saranno utili a lui che è responsabile del procedimento e a me che dovrò firmare il tutto quando si concluderà, quando sarà nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, che nulla ha a che vedere invece con l'altro provvedimento che è quello di ampliamento della discarica. Nel caso ovviamente in cui si finisse prima il secondo procedimento che ho nominato, cioè quello di allargamento, evidentemente la prima autorizzazione verrebbe, la necessità della prima, del rinnovo della prima autorizzazione verrebbe meno perché ci sarebbe una nuova autorizzazione e quindi in quel caso uno dei due procedimenti decadrebbe. Se invece si finirà prima l'esame del rinnovo, quello è un procedimento a sé stante che nulla ha a che vedere con l'ampliamento. Per quello che riguarda, rispondo ad alcune domande che qua e là sono state poste, per quello che riguarda la questione delle polveri è stata segnalata, ho ricevuto anch'io delle segnalazioni, ho visto le foto, alcune foto, alcune immagini a cui il consigliere si riferiva e ovviamente spero che tutto questo sia stato rilevato anche dalla Polizia Municipale e dal Palazzo, perché ripeto sono loro competenti a fare questo tipo di valutazioni. Non so nulla di un'autorizzazione a immettere dei liquidi provenienti da un'altra discarica, se devo essere sincero, mi informerò, ma non sono a conoscenza di questo fatto, mi sembra un po' strano. Quello che a me è stato riferito dal mio collaboratore è che lì c'è un problema di mancata concessione di un pozzo per problemi legati, se ho capito bene, tra problematiche che riguardano la provincia, la città metropolitana con un altro ente che insomma stanno forse discutendo. Lo confermo, direttore. Ecco sì, allora che il problema sia quello e che se e quindi qualora si trattasse di dover sostituire ciò che potenzialmente può darci il pozzo, cioè acqua pulita, bisogna evidentemente portare autobotti con acqua pulita, non con del percolato o altra roba proveniente da discariche diverse. Questo mi sembrerebbe piuttosto bizzarro. Peraltro il percolato può essere trattato esclusivamente in discariche specializzate, non mi risulta che possa succedere in discariche di inerti. Questo lo dico a titolo informativo, però ecco, ripeto, l'ho sentito oggi per la prima volta parlare di questo. Mi sembrerebbe molto strano. Quello che è importante è che si provveda o con l'irrigazione a pioggia o con altri sistemi qualora l'autorizzazione dovesse essere rinnovata, a evitare che le polveri si sollevino, perché quello è un problema che altrimenti nelle cave di inerti, non ci sono moltissimi problemi nelle cave di inerti, perché per il tipo di materiale che viene scaricato non ci sono problematiche di altra natura come nelle discariche di rifiuti non pericolosi o peggio ancora di rifiuti pericolosi, però il sollevamento delle polveri va a tutti gli effetti evitato. Quindi di tutto questo naturalmente noi terremo conto, come di tanti altri aspetti, peraltro compreso quello che veniva sollevato circa, anche questa era una cosa che in questo momento io non conoscevo ancora, la questione della titolarità dell'area. Devo capire bene, perché in realtà temo che non si possa chiedere l'autorizzazione per meno di 10 anni. Cioè è possibile pure che la società ritenga di doverla utilizzare per 6 anni, ma le autorizzazioni vanno di 10 anni in 10 anni. Però, ripeto, sto raccontandovi adesso quello che mi viene in mente sulla base di quello che sento, non posso darvi certezze. Perché vi dico che non posso darvi certezze? Stiamo lavorando, e lo avete visto, perché io ho mandato un mio collaboratore a effettuare il sopralluogo ai primi di maggio, ma come ben sapete la Regione Lazio si è, e come accennavo all'inizio, ha dovuto riorganizzarsi in questi ultimi mesi per quello che riguarda le valutazioni ambientali, le autorizzazioni ambientali e anche
la programmazione sui rifiuti, cosa di cui per mia fortuna non mi occupo, in seguito a degli episodi anche piuttosto spiacevoli che ci sono stati. Io ho preso in mano le autorizzazioni ambientali dalla seconda metà di marzo e devo dire ho trovato molti procedimenti in corso, oltre quelli nuovi, oltre quelli che mi aspettavo di trovare, ho trovato anche un po' di procedimenti vecchi da risistemare, non perché non voglio dire che chi c'era prima di me ha lavorato male, però sicuramente ci sono stati una serie di problemi organizzativi che solo in parte possono essere ricondotti alla penuria di personale, cosa peraltro vera. Ma per esempio ho trovato che in moltissimi casi molti procedimenti erano seguiti formalmente o non formalmente da una sola persona, che era proprio il direttore, la direttrice che mi ha preceduto. Io non seguo questa modalità, credo che non sia opportuna, perché non garantisce trasparenza, non garantisce comunque soprattutto come dire, quella pluralità di teste, di cervelli, ma anche di cuori e anche di onestà, per dirla tutta, che garantiscono buona correttezza del procedimento. Cioè non è mai bene che un procedimento venga seguito dall'inizio alla fine da una sola persona. Quindi io in tutti i procedimenti che sto trattando non voglio essere responsabile del procedimento e non lo sono. E ho fatto passare tutta una serie di procedimenti li ho assegnati a persone che non li avevano mai trattati fino a questo momento. Nel caso di Cortac, per quello che riguarda non tanto l'autorizzazione, il rinnovo dell'autorizzazione, bensì l'altro procedimento, quello relativo all'ampliamento, c'era un vecchio responsabile del procedimento, poi non se n'era occupato più quando dopo la conferenza dei servizi che c'è stata nell'autunno scorso, e ho visto che ci sono una serie di problemi. Su quella conferenza dei servizi ho visto che alcuni comitati, forse anche alcuni di quelli presenti oggi, hanno scritto alla mia direzione chiedendoci giustamente, credo, di non emettere il PAUR, l'autorizzazione, senza mettere mano a una serie di problemi ancora aperti, cose che naturalmente noi riteniamo giusta. Nel caso specifico, per esempio, sicuramente prima di completare l'iter bisogna effettuare completare la valutazione di impatto ambientale, di cui non risulta traccia nella terza conferenza dei servizi, come di una relazione tecnica che normalmente viene o consegnata in terza conferenza dei servizi o pochi giorni dopo. Sono passati dei mesi, tutto questo non è avvenuto, quindi io nel riprendere mano a quel procedimento relativo all'ampliamento per prima cosa dovrò mettere a posto tutto questo e poi si porterà a termine secondo scienza e coscienza, come si dice, il procedimento relativo all'ampliamento. Per quello che riguarda invece il rinnovo delle autorizzazioni stiamo procedendo, il geologo Toccacieli se ne sta occupando, è andato anche a fare quel sopralluogo che dal suo punto di vista non aveva il senso di un sopralluogo di controllo sull'esistente, per quello c'era il palazzo, c'erano i vigili urbani, ma aveva il senso di capire meglio una serie di questioni al fine di poter procedere nel modo migliore possibile rispetto all'eventuale rinnovo all'autorizzazione. Lui ha preso visione di una serie di problematiche, comprese quelle che sono state evidenziate. Sinceramente dovrei approfondire meglio, mi è sembrato un po' strano sentire parlare di, mi pare che sia parlato anche forse di impermeabilizzazione o qualcosa del genere, non so, o l'ho visto nel verbale, ma insomma lì forse per le discariche di inerti tutto questo non ha un significato tecnico preciso, ma naturalmente approfondiremo questa come altre questioni. La questione delle polveri è sicuramente aperta, quindi è ovvio che in caso di autorizzazione si dovrà specificare bene a cosa bisogna ottemperare per evitare quel problema. Dopodiché, se poi le autorizzazioni sono fatte bene, se poi invece dovesse succedere che questa o un'altra azienda non rispettano le prescrizioni, evidentemente partiranno da parte di chiunque le dovute richieste di verifiche, le dovute denunce e eventualmente i dovuti provvedimenti rispetto all'interdizione al funzionamento. Però ripeto, di quello non mi occupo direttamente io. Il mio compito è quello di procedere con massimo rigore, massima terzietà, imparzialità, ma anche rigore rispetto alla tutela ambientale quando procediamo alle autorizzazioni o alle valutazioni di impatto ambientale. E quello naturalmente lo posso garantire oggi come in qualsiasi altra occasione, per questa discarica come per qualsiasi altra. Direttore, l'unica cosa però, se posso, la domanda più importante,
a questo punto di chi è la competenza. Scusi Presidente, ma non è una commissione a due questa, mi perdoni, questa no, è una no, commissione no, guardi, collega, consigliare, sì. Questa è, perfetto, una, è la seconda volta, domanda, magari questa direttore... è una commissione consigliare, consigliare. 50 minuti sta parlando di cose inutili che non servono a nessuno. Allora, non serviranno a lei, ma a noi servono tantissimo, quindi la, non le permetto di dire che stiamo parlando di cose inutili, per favore consigliere. No. Mi sono segnata le prenotazioni. Sta parlando il consigliere che è stato... Va bene, mi metto in coda, Presidente. Mi sono segnata le prenotazioni. Abbiamo alzato la mano da 4 ore, ha capito? Non mi faccio, non mi costringa a votare, consigliere Comunato. Il consigliere ci sarà lei, ci sarà il consigliere Coppa, il signor Coppola dopo di lei, quindi abbia pazienza un attimo per favore, ho visto che è arrivata anche la dottoressa Marrazzi del Comune di Roma, buonasera, è mutata però, buonasera, non la sentiamo, no è mutata. Abbiamo avuto dei problemi tecnici, scusate il ritardo. Comunque grazie di essere qui, buonasera. Allora, prego consigliere Crescenzi se vuole concludere così poi. Grazie Presidente, super rapido. E in realtà vorrei soltanto capire di chi è a questo punto la competenza amministrativa al fine di poter richiedere come stiamo di indirizzo. Niente, io non posso parlare. Lei è un gran maleducato collega, però io non posso subire costanti provocazioni, capisce? No, ma non lo dico a lei, Presidente, lo dico al collega perché... Sì, no, no, ma lo so, non so. Sto tentando di fare una domanda che ho già fatto posto prima e evidentemente è sfuggita, ma non è certamente un problema, anzi. Ringrazio innanzitutto per tutte le risposte che mi sono state date, ma non ho capito di chi è la competenza oggi, di quale ente, affinché io possa chiedere con un atto di indirizzo politico nelle more di tutti i provvedimenti, quelli deflattivi o come si chiamano, che sono già stati comminati dalla Polizia di Roma Capitale e dall'ARPA Lazio e chiedere quindi nelle more di questo la sospensione dell'attività della discarica. A chi lo chiedo? Allora, non si tratta di un atto di indirizzo politico in questo caso perché stiamo parlando di questioni tecniche e soprattutto giuridiche. Allora se ARPA Lazio avete fatto bene, se lo avete fatto voi, non so chi abbia sollecitato, magari siamo stati noi stessi perché sto prendendo in corsa questi procedimenti e queste materie, quindi può darsi che qualche cosa sia stata fatta prima che me ne occupassi io direttamente. Quindi si tratta, noi in genere quando riceviamo sollecitazioni di questo tipo, segnalazioni di questo tipo, facciamo intervenire ARPA Lazio, il Comune di Roma, che ha a disposizione anche la polizia locale, può fare intervenire la polizia locale e credo che in questo caso siano avvenute tutte e due le cose. Oltre alle eventuali sanzioni amministrative, ARPA Lazio in alcuni casi fa delle segnalazioni all'autorità giudiziaria, in un caso totalmente diverso, per esempio, che è quello che riguarda il TMB di Roccaceggia, per esempio, un anno fa circa, se non ricordo quando esattamente, prima che me ne occupassi io, l'autorità giudiziaria ha disposto non tanto la chiusura, ma ha dato un certo termine per poter mettere a posto alcune situazioni che erano state riscontrate dal Palazzo e che non andavano bene, pena la chiusura, cioè qualora non fosse stato rispettato tutto, non fossero stati rispettati quei termini, si sarebbe potuto procedere anche all'eventuale chiusura, all'interruzione dell'impianto. Quindi in questo caso, se ARPA Lazio è intervenuta, ARPA Lazio può aver fatto anche segnalazione all'autorità giudiziaria. Io non so cosa abbia fatto ARPA Lazio, non chiedetelo a me perché non sono informato. Non ho avuto da ARPA Lazio delle indicazioni in questo senso, però non escludo che magari ci possano essere, io non lo so, insomma. Però non si tratta di interventi di indirizzo politico, si tratta di, lo può fare la stessa politica, lo può fare un consigliere, lo può fare qualsiasi cittadino, un comitato, chiunque abbia una evidenza circa il non rispetto di qualche norma, quindi anche noi stessi, se qualcuno ce le segnala, noi chiediamo ad ARPA Lazio di intervenire e fare i suoi controlli. È una prassi consolidata e le ARPA ci stanno apposta. Bene, grazie dottor Consoli. Allora, in ordine di prenotazione facciamo intervenire, non so se vuole intervenire la dottoressa Marrazzi per fare qualche domanda, casomai dopo sentiamo un attimo i consiglieri che dice
dottoressa? Il riferimento alla competenza, il consigliere aveva... Il riferimento alla competenza che insomma è la questione che ci sta più a cuore rispetto a... Esatto, noi qui abbiamo mandato un'email, Presidente, in cui noi diciamo che tutto il procedimento... l'ho letta già all'inizio della commissione, grazie. Quindi ribadisco questo concetto, è la Regione Lazio che ha la competenza in particolare su questo tipo di impianti. E quindi sono loro che devono dire conferenze di servizi, chiedere a noi anche altri enti competenti il parere di competenza, la valutazione impatto ambientale, e dopodiché ma come responsabilità ce l'ha adesso la Regione Lazio, in particolare per questi codici, soprattutto CER 010599 e CER 17 0904. Quindi questi sono dei codici che espressamente vengono rilasciati su autorizzazione della regione. Pertanto le nostre competenze non ci sono più su questo. Anzi, ci hanno chiesto addirittura dei pareri, però abbiamo scritto una nota che è questa qua, dicendo guardate, noi non c'entriamo niente, perché avete fatto voi, dovete fare voi e rilasciare anche i pareri tecnici. Non possono poi chiedere a noi un parere tecnico anche fuori dalla via, dalla valutazione impatto ambientale. No, è fuori anche dalla competenza dei servizi. È la regione che si deve prendere per intero la competenza. Okay. Riguarda le nostre autorizzazioni, quelle risultano pure scadute nel 2011. Mm-hmm. Che hanno chiesto nuovi codici. L'ampliamento riguardava appunto quello. Nuovi codici, quindi noi rilasciamo pareri, però nell'ambito della conferenza dei servizi che chiaramente semplifica la procedura amministrativa, perché entro un certo numero di giorni devi assolutamente chiudere e dare parere, però è la regione che deve prendersi la responsabilità di questa autorizzazione, noi non ci siamo più. Non le autorizza il Comune di Roma, questo insomma, il Comune di Roma dà un parere che... Se chiesto nell'ambito di una procedura di conferenza dei servizi. Di conferenza dei servizi. È stato chiesto, vede qua ci hanno mandato dicendo ci date il parere. No, non funziona così. Noi diamo il parere con la conferenza dei servizi, ma che scherziamo? Cioè, non è che diciamo sì, no, puoi fare. Poi hanno i loro tecnici, ma che ci chiedono a noi? Non va bene. Sì. Non siamo d'accordo con questa procedura. Non è così, sta dicendo il dottor Consoli che non è così, leggo il labiale. Ora se il dottor Consoli mi vuole dare spazio un attimo ai nostri consiglieri e poi magari risponde alla dottoressa. Grazie, prego consigliere Cucunato. Mi raccomando sull'argomento, quindi domande al sindaco. Non c'ero io, c'era prima di Iuli, ci ho visto anche altre domande. No, io mi sono, guardi, ce le ho segnate qua. Ce l'ho segnata, perfetto. Sì, no, è chiaro che sull'argomento, come è rimasto sull'argomento il consigliere Crescenzi. Assolutamente sì, stiamo parlando di questo. Sì. Allora, guardi, sarò brevissimo perché sinceramente mi sarei aspettato per un tema del genere così importante un intervento da parte del consigliere Crescenzi, che naturalmente ho visto che ha commissariato la sua commissione ormai, un intervento da uno che stava più che uno che stava consigliere, non si permetta, consigliere, per favore, sono perfettamente in grado di interrompere anche io quando lei parla, collega, va bene, non si deve permettere, chiaro, non si deve permettere di darmi della dei uffici, perché insomma se mi hanno commissariato significa che non sono più in grado, quindi per favore rimaniamo sulla discarica, sull'ampliamento della corta che basta, altrimenti devo mutarla, perché qui bisogna parlare di argomenti e non fare illazioni o parlare di altro, per favore, eh? Abbiamo degli ospiti, abbiamo delle persone che ci possono aiutare a chiarire dei concetti, non mi interessa di fare politica in questa commissione, avrò occasione giovedì in consiglio di fare politica come pensa, io non sono stata commissariata da nessuno, il consigliere Crescenzi si è occupato di questa cosa prima di me. Facciamo tutti parte della stessa commissione, io non le consento di dire di essere stata commissariata da nessun altro.
Prego, vada avanti, se ha delle domande per i nostri ospiti, bene, altrimenti grazie, consigliere Comunato. No. Lei deve fare la presidente, non deve fare la persona di parte. Lei è presidente. Io non sto facendo scusi, consigliere De Iulis, non gli ho dato la parola. Lei si dovrebbe dimettere. Non gli ho dato la parola, consigliere De Iulis. Sta facendo la commissione in una maniera vergognosa. Quindi, se allora, poi solo... rimane a verbale. Verbale questa affermazione, poi chiederò anche agli ospiti se sto conducendo in maniera vergognosa. Guarda, la commissione. Massimiliano, lascia aperto. Tanto ha fatto bene a ripeterlo, consigliere De Iulis. Io la invito ad allontanarsi dalla commissione. Lei è il consigliere Comunato, ma assumo la responsabilità di allontanarvi dalla commissione. Grazie. Scusate, ma stiamo scherzando? Sì, allontanato dalla commissione. Lo faccio anche con lei, consigliere Pirini. Allora mi dice che sono commissariata, che sto conducendo vergognosamente la commissione quando non è vero. Allora mi chiedete scusa oppure vi allontanate, perché non c'è bisogno della vostra, non ho bisogno del vostro contributo. Io sono, vi rendete conto? Ignoranza, ha capito? Consigliere Pirini, sento anche la sua voce. Ecco, allora posso dire una cosa? Posso? Allora, le chiedo di rimanere, come ho chiesto a tutti, sull'argomento. Non voglio giudizi sulla mia persona, va bene? Lei continua a parlare sull'argomento. Parla solo lei. È questo il punto. Non sto parlando soltanto io, ho dato la parola a tutti e se mi consentite do la parola anche ai nostri ospiti. Lei censura. Lei non sta facendo censura. Senta, se mette a verbale che andare avanti con i lavori e far parlare senza motivazione. Scusate, volevo dirvi che io non riesco a mettere nulla a verbale se voi parlate tutti uno sull'altro, cioè io non capisco nulla, quindi non mi chiedete di mettere a verbale. Se volete mettere a verbale, parlate una alla volta, io metto a verbale. Allora io mi devo scusare con tutti, ma devo sospendere la commissione per prendere dei provvedimenti. Sì, è contenta. Va bene. Scusatemi un attimo, signori. Interrompi per favore, Carmen, un attimo la registrazione, rimanete con me, ma interrompi la registrazione perché farò presente al nostro Presidente del Consiglio le accuse che mi sono state mosse nel momento in cui stavo conducendo una commissione nel rispetto di tutti e nel lasciare la parola a tutti.